un portello che comunica con un'ampia cabina che per il momento è completamente vuota, ma su richiesta dell'armatore si può dotare di un piccolo vano igienico e eventualmente una cuccetta, mentre il gavone di prora è destinato a riporre l'ancora e l'attrezzatura marinaresca. Il transito dell'armiere anche quando la barca è in navigazione, quindi non deve passare sui camminamenti laterali. Questo è il pozzetto destinato all'armiere, che ha un fusto su cui montare un'arma automatica da 7,65 NATO, questa come richiesta base, altrimenti si possono montare delle armi più sofisticate. Da questa postazione l'armiere può controllare un raggio di circa 260 gradi e quindi colpire l'eventuale bersaglio. Il pozzetto è molto ampio e può essere anche destinato a ospitare della truppa del personale che poi può sbarcare a terra in situazione di assalto, in operazione di assalto. E infatti questo camminamento, la prua tagliata, consente di abbordare facilmente o un'altra imbarcazione oppure sbarcare a terra. La barca è dotata di 4 lande, punti di sollevamento, 2 a prua e 2 a poppa, che consentono il sollevamento della barca con una braga precostituita, in modo da poterla rapidamente alare o addirittura mettere su una nave madre dalla quale può operare. L'imbarcazione monta 2 sistemi di trasmissione elica di superficie della Arneson, in particolare 2 Arneson SD10. Qui si può vedere il montaggio a poppa delle trasmissioni, dove è previsto anche un sistema per insufflare aria sulle eliche per facilitare la planata della barca. Sono cosiddetti snorkel, in quanto prendono l'aria da fuori del galleggiamento e la insufflano sul dorso della pala. Vediamo anche la sistemazione di 2 flap molto dimensionati per rendere la barca sensibile alle correzioni, le prese a mare dinamiche di refrigerazione dei motori. A poppa abbiamo una protezione dell'imbarcazione quando accosta a poppa per proteggere le trasmissioni di superficie. C'è un grigliato in modo che si può osservare l'elica in funzione, i tubi di scarico dei motori principali e le uscite d'aria della ventilazione per la motore.
motore dell'Interceptor 49 che è costituito da due motori diesel sovralimentati Sitet 800 Plus da 800 cavalli a 3100 giri ciascuno. E i motori sono collegati tramite invertitore ZF 305/3 alle trasmissioni di superficie Amazon Drive mediante un albero cardanico protetto da una protezione robusta in vetroresina per evitare organi in movimento quando le persone entrano nella sala macchine. La sala macchina è molto compatta, spaziosa, quindi c'è un ampio accesso ai motori per qualsiasi tipo di manutenzione, sia a terra che in navigazione. Nell'apparato motore qui a poppa vediamo tutte le apparecchiature relative alle trasmissioni, perché le trasmissioni Amazon Drive sono delle trasmissioni a delica di superficie asservite mediante una centralina olodinamica, che è questa che vediamo, due pompe olodinamiche trascinate dai motori provvedono a fornire la potenza e le trasmissioni possono funzionare da timone in quanto sono orientabili e anche trimmabili, quindi il trim consente di regolare l'assetto dell'imbarcazione secondo le condizioni del mare. Qui abbiamo uno sbocco incendio che serve sia per la barca in caso di necessità che per soccorrere altre unità vicine. Qui c'è una manichetta di 15 metri flessibile con la sua lancia per poter indirizzare il getto dove serve. Questa è una presa da terra quando la barca è in banchina per poter alimentare i servizi di bordo e i caricabatterie. Noi abbiamo un alberetto porta segnali e portabandiere abbattibile, quindi quando la barca è sollevata può abbattersi per non ingombrare. L'antenna del radar, il viva voce e l'antenna del VHF. È un interceptor, cioè una barca destinata a localizzare, inseguire e bloccare imbarcazioni sospette, pericolose. L'equipaggio è composto da 4 persone che trova sistemazione nel cockpit, ognuno ha un sedile a disposizione ammortizzato per sopportare gli sbalzi sulle onde e ogni componente dell'equipaggio ha una precisa funzione. A prua abbiamo 2 postazioni di guida dove c'è il pilota e il navigatore. Queste 2 postazioni sono doppie in quanto in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, la guida può passare da uno all'altro operatore. E queste postazioni dispongono di un pannello multifunzione, monitor multifunzione, che fa radar, GPS cartografico e ecoscandaglio. Questa postazione è destinata dal direttore di macchina, il quale ha sotto controllo il funzionamento dei motori con tutti gli strumenti necessari, gli allarmi, e in più può controllare i livelli delle sentine e comandare le pompe di esaurimento. In più esistono anche degli allarmi ottico-acustici per malfunzionamento del motore. Questo perché il pilota è molto impegnato nella guida, quindi non può controllare tutti questi strumenti, ha a disposizione solo i contagiri per regolare i giri dei due motori e il direttore segue l'andamento generale della barca. In questa postazione, a disposizione del direttore di macchina, ci sono gli stacca batterie dei gruppi a batteria avviamento e servizi e un commutatore che può commutare le batterie di avviamento su quelle dei servizi. In più abbiamo i comandi a strappo per l'erogazione dell'impianto antincendio in sala macchine e per la chiusura delle valvole nafta di alimentazione motori. L'ultima postazione è dedicata all'operatore TLC, quindi c'è a disposizione un apparato VHF. Questo è un prototipo per cui deve essere ancora implementato da ulteriori apparecchiature quali visori notturni o altri apparecchi elettronici. E abbiamo anche un proiettore con comando a distanza per illuminare il bersaglio navigando di notte. Posizionato sotto al tettino per non ostacolare il radar. Tutti i sedili sono
ammortizzati, di conseguenza, appunto, come si diceva, in caso di onde l'operatore non prende accelerazione eccessiva. Qui abbiamo il quadro elettrico principale dell'imbarcazione con tutte le protezioni magnetotermiche per i vari servizi.